Buonasera, eccoci qua. Siamo arrivati. Volevo fare un'apertura tamburellante, invece mi sono beccato. Questo è il bello della diretta, con il dito che mi stavo strofinando gli occhi. Buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, bentornati alla nostra trasmissione che ormai conoscete tutti quanti. Chi non ci conosce, Punti di Vista va in onda in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera un tema importantissimo che non vi dico ancora. Prima di svelarvelo, voglio, ecco qua, già stanno arrivando le prime. Grazie a tutti quanti, gli amici da casa, anzi non li saluto mai. Grazie a tutti gli amici che ci seguono anche attraverso i social, tutti quanti, Instagram, mi fate impazzire, ma io vi amo. E vi chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti quanti, perché siete veramente tantissimi. Grazie ancora, un abbraccio fortissimo. Passo immediatamente a presentarvi i nostri graditissimi ospiti e quindi partendo per cavalleria ma anche per posizione tecnica dalla mia destra abbiamo il piacere di ospitare Maria Villani, collega giornalista, e Maria Napoli Calcio News. Sì, Napoli Calcio News. E Buonasera a tutti. grazie Maria, poi abbiamo il nostro carissimo Federico Mancini che e direttore artistico di Radio No Frontiere Web TV. Poi abbiamo sorpresa delle Buonasera a tutti. sorprese, sorpresa delle sorprese, Giuseppe Silvestri, che voi leggete perché poi mi scrivete le cose, e è quello là che scrive per il nostro giornale Napoli News Magazine, la redazione sportiva, la cura Giuseppe, che è veramente un bravissimo cronista. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera. E poi lui è, anche se giovanissimo, è un redattore vecchia maniera. Nostro graditissimo amico, opinionista, tra l'altro ferratissimo sulla materia che tratteremo questa sera, e Sergio Curcio, scusami, parlando di Ciro che è il papà di Giuseppe, Sergio Curcio. Buonasera a tutti Buonasera, quanti. buonasera. Indovinate di cosa parleremo questa sera? Vediamo cosa ci suggerisce la regia. Perfetto, rieccoci in studio, la capolista se ne va. Maria, ma dove va questa capolista? Telecamere spente, stavamo un pochino disquisendo su questa cosa. Maria è molto scaramantica e fa bene ad esserlo, lo sono anch'io, infatti cornicelli un pochino ovunque, anche sul bavero della mia giacca. Dove va questa capolista, Maria? Eh beh, la capolista è un po' che se n'è andata e spero che continui ad andare perché è un viaggio bellissimo, un viaggio meraviglioso che fila liscio e vorrei quasi che non finisse mai. Credo che un po' tutti vorrebbero che non finisse mai. È una bellissima avventura, un'avventura che stiamo gustando goccia a goccia come se fosse un vino prelibatissimo, un Napoli che ci sta deliziando, che sta dando risultati, che anche se ha avuto qualche inciampo si è rialzato e che per la prima volta affronta il teatro europeo dei grandi, per la prima E l'ho volta. A fatta testa altissima. testa altissima, altro che. Allora, prima di tuffarci, perché sarà un tuffo nella storia, ma anche della storia molto recente, scusatemi, ogni tanto mi impapero l'età. E Fede, questa cosa della storia del Napoli, che a me mi appassiona veramente tanto, e il primo amore non si scorda mai. Napoli si è tinta di azzurro. Noi siamo andati con la troupe un pochino, abbiamo un servizio meraviglioso che non è pronto per questa puntata, ma ve lo manderemo più avanti. E siamo andati nei vicoletti più sperduti della città, dove la gente forse non ci arriva neanche il sole, ma abbiamo visto una Napoli azzurra. Nel 1987 accadde qualcosa di simile, però il primo amore in assoluto nella storia rimane quello. Diciamo che insomma, i tempi sono cambiati, però questa grande affezione attorno al Napoli è dimostrata da queste strade imbandierate, a volte da questi drappi. Ecco, c'è una piccola differenza dai tempi di Maradona, che sono stati magici perché ha dato il viatico per lo scudetto, però all'epoca insomma, non c'era
c'era insomma il modo di festeggiare non così come lo viviamo adesso, perché c'è stato un cambio generazionale, quindi è come forse una voglia di ricongiungersi dal periodo di Maradona attraverso questo sfogo, che è questo abbraccio di tutta la città. E questo è bello, perché comunque sia, e diciamo anche per, dicevamo prima, delle giovani generazioni che non hanno vissuto il periodo di Maradona, e quindi per loro è anche un riscatto e un ricongiungimento da quelli che erano gli anni di, del nostro idolo, che ha portato appunto a far sì che poi il Napoli crescesse come squadra e come contesto. Ma io vorrei sottolineare anche il fatto che questo entusiasmo è nato inizialmente nell'indifferenza generale, perché ricordiamoci che all'inizio c'erano un po' di tra virgolette tafferugli mediatici, perché Napoli aveva venduto Coulibaly e si pensava che il Napoli stesse per smobilizzare. Alla fine esce questo giocatore Kim, che nessuno conosceva. Quindi è anche insomma merito del direttore sportivo di averci dato dei sostituti. Giunto lì lo conoscevo da soli 5 anni, ecco, e quindi lo veniva conservato e ci è ritornato appena dopo la partenza. E quindi questa è una lode, un merito. Alcuni dicono che insomma il Napoli sta giocando un campionato non avendo anche rivali, questo è anche vero, però alla lunga comunque il Napoli si sta dimostrando come gioco rispetto alle altre, che insomma è chiaramente un passo più avanti. Perfetto, ci stanno delle affinità fra questo campionato e il campionato 89-90, e poi su questo ti interrogo, visto che sei molto molto ferrato. E allora, Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Reneca, Carnevale, De Napoli, Giordano, Maradona, Romano. Giuseppe, questa è la formazione, tu eri forse un ragazzino o forse manco nato, invece noi oggi abbiamo una formazione completamente diversa, però io, avendo praticato lo stadio e ancora lo faccio, io vedo la grinta, e che nessuno mi fraintenda e non voglio fare accostamenti assolutamente, di quel Napoli con questo Napoli. Anche questo è partito, come diceva giustamente, arrancando un pochettino. C'è stato Osimhen, che all'inizio non stava nel massimo della forma, all'inizio del campionato, poi è esploso. Diverse partite. Tu non puoi fare sicuramente dei raffronti fra questo Napoli e quello là, ma questo qua quanto ti ha colpito, quanto ti ha fulminato, quanto ti ha fatto innamorare? Ma questo Napoli è veramente grandioso, perché è l'emblema dell'uomo Spalletti, cioè è la costruzione di Spalletti, è la sua rappresentazione, è stato capace di disegnare se stesso in campo, le sue idee, cosa che da quello che ho visto in filmati di repertorio non era capace di fare il Napoli del primo scudetto, che era diciamo Napoli soggetto a Maradona, cioè Bianchi era l'allenatore, ma non era al centro del mondo Napoli come lo è oggi Spalletti. Questo dovrebbe essere lo scudetto di Luciano Spalletti, innanzitutto. Poi mi piace questa cosa. E viene il resto, perché l'uomo immagine di questo Napoli è qui, c'è Kvaratskhelia, un ragazzo giovanissimo arrivato dalla Georgia, sconosciuto. Tra l'altro trattato da una squadra che non ci piace tantissimo, non la nomino neanche, che però lo scartò addirittura, salvo poi ricredersi. Sì. E forse a giugno, mi pare di aver letto da qualche parte, si farà avanti, ma non credo che il presidente abbia intenzione di cedere chi che sia. Allora, con Sergio invece, dice una cosa importante, la diceva Giuseppe. Vedi un pochino gli schemi dello Zenit. Io mi sono andato a guardare delle partite dello Zenit e vedo un poco quelle triangolazioni e poi quelle ripartenze folgoranti. Non sono gli stessi uomini, non c'è la stessa struttura in campo, però l'architettura, io vedo quella. Allora, quest'anno si è formata un'alchimia globale tra società, squadra, staff tecnico, e ci metto anche la città.
Quella non è mancata mai. Venendo, è mancata invece per molti anni quando il Napoli era, diciamo così, in difficoltà, tant'è che il presidente De Laurentiis è stato molte volte contestato, non ultimo prima che poi cedesse i vari Koulibaly, Insigne, Mertens, e si pensava effettivamente a una smobilitazione della squadra. Invece per quelle strane alchimie che si creano proprio nel mondo dello sport e del calcio in particolare, si è creato quell'afflato, e qui sono d'accordo con Giuseppe, che ha dato la possibilità a Spalletti di fare quello che quasi mai gli era riuscito e che spesso e volentieri portava questo bravo tecnico a esondare da quelle che erano le sue non solo capacità, ma anche le sue potenzialità da un punto di vista extracalcistico, perché cominciava a filosofeggiare, diventava criptico, non si riusciva a capire che anche cosa la congiuntura volesse dire. Che viveva il Napoli in quel momento. Invece, ed è qui poi dopo, io non voglio citare Desmond Morris perché la tribù del calcio, oggi come oggi bisognerebbe studiare la tribù del calcio napoletana, e si è creato questa situazione nella quale Spalletti si è trovato ad avere improvvisamente lo scettro in mano, totalmente. Ed ecco che è venuto fuori la classica carta bianca di Totò. Ed è venuto fuori il nuovo Spalletti, uno Spalletti che non è più criptico, uno Spalletti che sposa il pubblico, che sposa la gente di Napoli, e va in giro per la città. In questo momento va in giro per la città, osannato anche se lui, da buon contadino toscano, perché così ama definirsi, scarpe grosse e cervello fino, riesce a mantenere questo aplomb, questa situazione di estrema freddezza, per non dire quasi di distacco, che evidentemente ha colpito pure un presidente vulcanico come il nostro, che quest'anno riesce solo ad incitare la squadra, a dirle bravi ragazzi, siete stati stupendi, e non a intervenire mai su questioni tecniche che in passato gli hanno creato più di un problema con qualche allenatore, dico Ancelotti ma non lo voglio dire. Allora io voglio dire una cosa giusto per precisione, noi siamo perlomeno da questa trasmissione sempre stati dalla parte del presidente, ma non perché non ci avevamo bisogno di nulla, stavamo dalla parte del presidente perché avevamo capito già da tempo, e non eravamo i soli, che il presidente stesse costruendo qualcosa di importante. Non sapevamo e non speravamo forse che potesse avvenire quest'anno, certo. Pensavamo ci volesse ancora qualche anno, e invece quest'anno una serie di congiunture astrali dal benissimo, mio punto di vista, questa alchimia strana che si crea, che ci ha portato ad incantarci davanti ad un gioco veramente meraviglioso. È un gioco che poi risponde e caratterizza anche la squadra, certo, rispetto agli atteggiamenti della città, certo, e della tifoseria. La tifoseria, quella la vera, quella la pura, quella la della Serie C, quella la del fallimento. Bravo. La tifoseria che non ha mai abbandonato la squadra, questi colori, non ha mai maledetto questi colori. Io ne parlavo anche prima, anche se è stata critica qualche volta, questo bisogna dirlo. Ma perché chi ama è anche fortemente certo, critico. Certo. Però devo fare anche in questo, io mi sono preso gli strali di tantissimi amici e colleghi e anche di qualche non amico quando dissi che nel pacchetto vendite della scorsa stagione, secondo me il presidente ci aveva visto giusto. Punto, perché c'era qualcuno, e non voglio fare, no, non mi interessa, faccio solo i cognomi a volte. Lo spogliatoio del Napoli era uno spogliatoio ormai disgregato, quindi lui aveva assolutamente bisogno di raddrizzare quello spogliatoio, l'ha fatto egregiamente, e sono d'accordo con tutti quanti e soprattutto con Peppe, perché ha fatto un'analisi bellissima. Questo è il Napoli di Spalletti, non è il Napoli di De Laurentiis, non è il Napoli della città, questo è il Napoli di Spalletti. C'è la sua anima, c'è la sua impronta. Lui è un architetto del gioco del calcio, non è riuscito a fare quello che sta facendo a Napoli, a Milano quando allenava l'Inter, non è riuscito a farlo per le varie beghe a Roma con Totti, con la Roma quando allenava la Roma,
Però la seconda dire, volta a Napoli è riuscito a trovare ambiente, uomini e soprattutto quello che lui aveva chiesto, ha avuto, e ha avuto anche qualcosina in più, e sta ringraziando la, chiaramente la dirigenza, ma soprattutto sta ringraziando il tifo e la città per il sostegno continuo e costante e l'affetto che gli stiamo dando. Spalletti è uno dei pochi allenatori che lo vediamo per Napoli molto spesso, insomma, voglio dire, non è uno di quelli che si nasconde, poi da buon toscanaccio quando deve dire le cose non le manda a dire, lo, certo. Vediamo, lo vediamo nelle varie conferenze stampa. E quindi Maria, noi passiamo velocemente anche al secondo scudetto, no? Quello là un po' più sofferto, che somiglia un po' al percorso di questo scudetto, perché eravamo partiti in maniera quasi annaspante, tutti quanti addosso, si è venduto Insigne, si è salvato a Koulibaly, chissà dove arriva. Eccolo qua dove è arrivato. Mary. Beh, allora, per quello che ricordo io del secondo scudetto è che fu sicuramente più sofferto. Molto, so. Molto, molto più sofferto del primo e poi anche di questo, perché ricordo molte partite nelle quali il Napoli era un po' in affanno, in cui si contendeva il primo posto con il Milan, mentre nel primo scudetto il Napoli prese il volo e comunque mantenne la leadership fino alla fine del campionato. Nel secondo scudetto invece c'era già qualcosa di traballante, qualcosa che... Perdonami Meli, però anche in quel campionato, vi chiedo uno sforzo di memoria a tutti quanti, il Napoli giocava solo con gli italiani, perché gli stranieri importanti, che a parte Zielinski che abbiamo, il Napoli è partito annaspando perché mancava quella forza propulsatrice che erano appunto Osimhen e Kvara. Quindi è partito perché Mario Rui stava proprio fuori forma e giocava e non giocava, non so se ricordate. E così è accaduto anche nel campionato 89. Che non c'era Maradona, Maradona con no, la, è arrivato perché... Nella polemica dell'89. Bravissimo, bravissima. Sì. Io ti volevo portare a questo. Sì, purtroppo mancava Diego, anche quella tegola. Non si capiva il destino di Maradona, quale sarebbe stato. No, lui aveva stato. Chiesto di andare via. Lui voleva andare, nel 90, voleva infatti, andare a Marsiglia. Voleva lui, andare a Marsiglia. C'erano già delle voci di corridoio che, insomma, non c'era, c'era più. Ma lui già dopo la presidente del Marsiglia è venuto... Bernardo Tapie. Sì, è venuto due volte a Napoli. Dopo la vittoria dell'UEFA, lui chiese espressamente a Ferlaino di andare via. E il presidente non mollò. Il presidente no, perché era anche preso dalla piazza. Guarda, ci sarebbe stata una rivoluzione. Ferlaino quindi... non cede, forte del contratto firmato. Assolutamente, infatti. E, però ci avevo visto giusto anche Corrado Ferlaino in quel certo. caso. Beh. Vai, Mary, scusami. Noi siamo fatti così, interrompiamo ogni no, tanto. No, assolutamente. Quello che ricordo io è che il Napoli soffrì molto di più. Sì, sicuramente il Napoli quest'anno, nei primi momenti, io ricordo la partita Napoli-Lecce, ecco, quell'emblema del maggiore stento, chiamiamolo così. Vincemmo 1-0, se non mi ricordo. No, 1-1. Ci fu addirittura una grande contestazione. No. Napoli-Lecce 1-1. È andato tutto in prescrizione. Si sapeva che il Milan avrebbe perso a Verona. E mi fermo qua, perché poi potrei andare a raccontare altri particolari, così come la famosa monetina di Bergamo. Ricordiamo una cosa importante, visto che non ho potuto parlare prima, giustamente, del primo scudetto. Però ricordate una cosa. Questo per far capire il sistema calcio come funzioni in Italia, che nell'86-87 il nostro direttore generale si chiamava Italo Allodi e che nell'89-90 il direttore generale si chiamava Luciano Moggi. Questo per dire... Stai facendo delle sottili insinuazioni? Non insinuo niente perché dovremmo insinuare molto di più altrove, è chiaro. E invece oggi si tende a voler salvare una squadra con i colori bianconeri e un'altra anche con i colori nero-azzurri. C'è l'impossibilità giudiziale rispetto a questa cosa, perché è una notizia di ieri l'altro, il direttore generale
di allora, di quella squadra, è stato radiato a livello mondiale. Quindi sarebbe, qualunque potrebbe essere la sentenza, sarebbe in conflitto con una decisione importante della FIFA. Certo. Quindi non credo che i magistrati possano fare una scellerata scelta del genere. Continua, Mary. Questo per verificare anche lo stato di preparazione e di attenzione dei nostri ospiti. Ah, ecco, quindi diciamo un pochetto. Il compito di ricucire, insomma. No, sì. La bellezza del campionato del 1990, vinto nel 1990, fu proprio questo cardiopalma. E la bellezza sta nell'averlo vinto di poco, con sofferenza, con un essere messi continuamente in discussione, con delle partite non brillanti, con dei pareggi. Io ricordo un Udinese-Napoli 2-2. Gianfranco Zola preso dalla Torres Turris, mi pare. E Torres di Sassari. Sassari, sì. Però intanto subito impressionò. Però mancava un signore che si chiamava Antonio Careca, che non era ancora arrivato, arrivò poi successivamente. Careca arrivò subito dopo il primo scudetto. Esatto. Sì, però nella fase proprio clou. Lui era stato fuori perché c'era stato il campionato, la Coppa America, e quindi era assente. Beh, infatti sì, ci fu Carnevale, era tutta una squadra che comunque ruotava. Allora, mancavano sempre su Diego i due brasiliani, Alemão e Careca. Arrivarono alla fine, le ultime giornate. E stavamo annaspando. C'era difficoltà, però c'è da dire anche una cosa, e anche questa è un'altra. Erano le partite del 1-1, 1-0, 2-1. Ci fu una specie di riunione per cui a un certo punto dovete sapere che i giocatori, con tutto il rispetto per Albertino Bigon, decisero quasi di autogestirsi e di fare loro la squadra, di decidere come giocare, e questo fatto, un po' come il patto di Vietri che venne fatto nell'86-87, creò questo nuovo afflato in una squadra che aveva comunque dei buoni giocatori. Ricordo per esempio che Renica quell'anno si fece molto male, aveva la famosa zampa d'oca, diceva il dottor Bianciardi, e giocò Giancarlo Corradini, giocò da libero, ma ci fu veramente, ecco, questa voglia che ricorda molto il Napoli di questa stagione, come voglia, come grinta di voler arrivare a qualcosa di importante. E allora, ti tocca. Mi tocca. Ma la similitudine è che i giocatori che sono presenti in panchina sono sempre pronti, e questo testimonia, diciamo, il periodo di congiungimento di quell'epoca, in cui chi veniva dalla panchina, che era un signor nessuno, io volevo nominare un nome che era un giocatore, diciamo, un antico operaio, Luciano Sola, che nessuno mai ha considerato, ma quello diciamo arrivò da operaio e poi divenne un perfetto impiegato, perché comunque nei meccanismi di gioco anche chi era, diciamo, operaio riusciva a emergere e diventare impiegato. Quindi, quelli che fanno il lavoro sporco. Esatto, e quindi c'è questa similitudine, cioè anche nel Napoli vediamo che chi entra è un altro titolare, perché comunque gioca con la stessa grinta che aveva il Napoli quando c'era Zola, quando c'era, abbiamo detto, di Corradini che subentrava, cioè c'era quella goleardia e quella voglia di dimostrare che... Corradini che faceva spesso anche arrabbiare. Che comunque aveva pure... Simpaticone però, Sì, un bravo ragazzo. A me piace ricordare, insomma, di quell'epoca, quel gol che fu fantastico, una vecchia sgroppata di Renica che partì da lontano, ma non ricordo esattamente la partita, però a testimoniare che anche la difesa era impegnata nell'attacco, cioè tutta la squadra, no, dall'attacco alla difesa, era impegnata sia nella fase di contenimento sia nella fase di attacco. E volevo sottolineare una cosa romantica che forse qualcuno ha già detto. Non so se avete fatto caso, nell'inizio delle partite quasi tutti i giocatori del Napoli sono schierati sulla linea di metà campo. Esatto. E questa è una cosa romantica, è una cosa bella, nel senso che voi... Un po' pittoresca. Pittoresca, e anche chi è amante del teatro come me, li vede come diciamo, una bella rappresentazione di attori che sono sul proscenio e stanno facendo il loro pezzo, la loro...
la loro commedia. Però questo dimostra la tenacia, l'equilibrio che c'è all'interno che c'è dello spogliatoio. Questo e insomma, che non è assolutamente è fragile, bello, è molto, molto concreto, molto forte. E noi siamo per andare in pubblicità, io vedo la stellina, quindi ci fermiamo per 2 minuti. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Salve, faceva fatica a stare zitto, Sergio anche a telecamere spente, quindi eccoci qua di nuovo in studio, ragazzi, ma quanto è bella la diretta, io la dicevo agli amici in studio, la bellezza della diretta non ha nulla a che vedere con la post-produzione, dove è tutto artefatto, taglio, cuci, noi facciamo vedere, ci divertiamo anche con qualche cazzatina, fatemela dire, no? E con queste cose belle della diretta. Quindi ci eravamo fermati con te, Fede, sì. Vai avanti.
Ma insomma, io stavo sottolineando questo aspetto che collegava il Napoli dell'epoca con un gioco corale perfettamente fatto dai giocatori. E chiaramente dietro c'è la mano di Cristiano Giuntoli. Cristiano Giuntoli, diciamo, è un ricongiungimento con Italo Allodi, perché alla fine, insomma, non vedo altri dirigenti oggi capaci come lui. Cioè, lui si è dotato di uno scouting perfettamente di osservatori che venivano, ricordiamo, dal Brescia Calcio, che erano, che avevano opzionato anche Amsic, che ricordiamo, insomma, certo, alcune scelte Micheli fatte del passato. E quindi questo è un bene. E volevo anche sottolineare il fatto che, attenzione, non è che adesso stiamo vincendo il campionato e la squadra poi nei prossimi anni si scioglie. Io vedo invece una striscia continuativa. Una continuità. Cioè, saranno le altre squadre che dovranno colmare il gap, perché attenzione, non è mica semplice, perché diciamo il Napoli potrà cedere qualche pedina, però io vedo subito un ricongiungimento con altri acquisti, insomma, con uno sono arrivati due. Quindi, insomma, alla fine diventa un po' improbabile per le altre. Faccio sempre, lo vedo. Io, perdonatemi. Dico a tutti di spegnere i telefoni. Quale telefono? Voi mi conoscete da casa, dai, ci questa vediamo. Volta è il bravo presentatore che ha sbagliato. No, questo era Giuntoli che voleva. Era Giuntoli che mi sta dicendo di non dire di due nuovi acquisti del Napoli. No, era il bagaglino di Roma, per essere, ecco. Scusatemi, e quindi non potevo, ho spento perché mi richiameranno. E quindi, io quindi, insomma, volevo sottolineare questo fatto qua, che il Napoli piacevolmente e ormai, diciamo, è una striscia consolidata, sarà molto difficile per le altre adeguarsi, perché diciamo, non vedo dietro, diciamo, questa grande capacità. Però Federico, scusami, prego. Io interrompo, è il mio lavoro rompere le scatole a chi parla. Io non ricordo, forse l'ha detto Sergio prima, perché c'è un assenso. Non è vero, perché le altre squadre sono robuste e sono anche molto ferrate. Anche la stessa squadra di Torino, l'altra, voglio dire, ha un buon equipaggio come squadra. L'Inter è una squadra che è solida, ma lo stesso l'Inter ha la migliore rosa del campionato. Esatto, ci stavo arrivando. Discutere, però attenzione. No, fermati un attimo. E il Milan, che noi abbiamo, posso dire, agevolmente battuto. Noi, il Milan che abbiamo agevolmente battuto, siamo però, scaramanti. Però sono scaramanti, che non lo dico, che lo abbiamo agevolmente battuto, perché lo dobbiamo incontrare tre volte ancora. Infatti. Quindi è il Napoli che è veramente qualcosa di vulcanico. Certo. E qua c'è la napoletanità all'interno della squadra. Questo mi volevo agganciare, cioè c'è l'ambiente. Scusami. No, prego. C'è l'ambiente dietro, perché io so per certezza dai colleghi che stanno a Milano che ci sono delle problematiche, cioè nel senso che squadre che sono ricche di campioni come Inter e Milan, non si spiega che a un certo momento c'è qualcosa. Non esprimono gioco. Non esprimono gioco, eppure sono ricche di campioni, come dicevi tu, appunto. Quindi, insomma, alla fine anche. Ma la stessa Juve che ha battuto l'Inter, quanti tiri in porta ha fatto? Due. Li avete contati? Certo. Due, tre forse. Effettivamente. Io intendo nello specchio. Insomma. Quindi due, tre tiri. Il Napoli macina 15, 18, 16 e lui me li segna tutti quanti poi nella didascalia. E spesso va in crescendo. Quindi quello che c'è in più il Napoli, la marcia in più che c'è in Napoli è la voglia proprio esagerata di vincere, e loro lo dicono in tutte le conferenze, sta, non stiamo vincendo per la città, per fare affermare ancora una volta, e noi mo ci andiamo, chiudiamo proprio con l'aspetto squisitamente tecnico calcistico e parleremo delle ricadute, chiudi. Sì, insomma, appunto volevo sottolineare questo fatto qua, che insomma che il Napoli, diciamo, c'è un coinvolgimento all'interno con la società, con la città, cosa che un attimino è diversa. Ricordiamo quanti scudetti che ha fatto la Juventus, quanti festeggiamenti sono fatti? Pochi, no, ne abbiamo pochissimi, visto ultimamente qualcuno, 10 persone. Sporadici, eccetera. Io so da voci di popolo che ci sono dei gruppi organizzati che stanno a Torino, Milano e in altre città, anche Novara, che stanno organizzando anche loro delle feste, nel senso che anche chi purtroppo per lavoro è fuori Napoli sta cercando di coinvolgersi e organizzare. Allora vi do una notizia in anteprima: quello che succederà a New York è quello che accadrà a Napoli, identico. Certo. Succederà esattamente. Conto che se non lo diciamo, non perché non vi voglio bene, perché abbiamo pochissimo tempo. Vai.
Ma i giovani stanno vivendo un senso di liberazione dovuto dallo smacco della stagione 2017-2018, perché almeno parlo per esperienza mia, io ricordo che quell'anno Era l'anno dello scudetto. ero convinto che il Napoli avrebbe 91 vinto punti. quello scudetto. Poi quel Napoli, un po' per diciamo questioni extracalcistiche, e un po' anche per demeriti suoi, perché il Napoli perse una partita in casa con la Roma 4-2, che lì ha ammazzato il campionato del Napoli, perché lì ebbe una serie di risultati. Un crollo psicologico dello spogliatoio, perché poi l'anima Sì, della squadra è quella. e lì sta la differenza appunto tra un Sarri e uno Spalletti. E quindi per i giovani adesso c'è un senso di rivincita, perché non c'è nemmeno la sensazione che questo sogno possa sfumare. Il Napoli sta doppiando le avversarie, qualcosa che non succede mai. Non ha precedenti nella No, storia del e non calcio. bisogna dire nemmeno che in questo momento non ha avversari, perché Bravo. la seconda, la terza, la quarta hanno lo stesso andamento della scorsa stagione. La Sì, media i punti è punti sono uguale, è il Napoli che identici. sta overperformando. Qualche punto in meno ce l'hanno, Sì, ma per le meriti loro, sia chiaro. Però, voglio dire, questo non deve togliere o sminuire quello che il Napoli sta facendo di più, Se non perché facciamo il lavoro che fanno quelle televisioni nazionali, dati che alla non parliamo mano. del Napoli perché no, parliamone. Perché dati alla mano, solamente la Juventus 2013-2014, dopo 27 giornate, e quella fu la Juve che chiuse a 102 punti, aveva 72 punti, uno in più del Napoli attuale. Quindi mi pare che non ci sia assolutamente nulla da ridire se diciamo che il Napoli sta stravincendo il campionato. Però Sergio, riprendendo quello che stava evidenziando Giuseppe, la questione del Dei mancato giovani hanno scudetto mancato scudetto, sì. è la dimostrazione scientifica che la matematica nel calcio non Non esiste. esiste, bravo. Io sono uno di quelli che legge anche le statistiche, però poi alla fine vedi che basta un ciuffo d'erba storto o una situazione stranamente creatasi durante una fase di gioco e saltano tutte quelle che poi sono i dati numerici, le statistiche, i tiri in porta, il possesso palla soprattutto, perché il possesso palla, cari signori, se non hai il 100% non avrai mai la sicurezza di poter vincere, perché quell'1% potrebbe creare il ribaltamento della situazione di chi ha avuto il 99%. E allora il fascino di questo sport, se mi consenti, che è anche cultura, che deve essere cultura, e spero che dopo, Sergio, tu, mi pare, parlando di ricadute, credo che affronterai anche questo tema. Lo affronteremo insieme e ci Esatto, sto arrivando. proprio l'emblema della capacità di uno sport di rendere veramente come a livella tutti quanti uguali, i Mi piace sta ricchissimi cosa. e i poverissimi. Mary, allora. Ed è lo spirito dello sport, quello autentico, Quello poter vero, gareggiare brava. No, come ha alla fatto, pari. fatemi fare poco polemica, no, come ha fatto qualche presidente che dovrebbe anche un pochino fare ammenda, non voglio dire vergognarsi, ma fare ammenda sicuramente, che noi siamo, perlomeno parlo per me che sono anziano, sono datato, io amo il calcio e lo vivo come sport. I presidenti molto spesso, quasi esclusivamente, lo vivono come business, però anche se non ci credi, una bella parola ogni tanto, sì, complimenti a Napoli, sta vincendo, festeggiamo tutti quanti perché è una squadra, è la capitale del Mezzogiorno d'Italia, è la capitale del Sud ed è soprattutto l'unica squadra che riesce a portare tre scudetti al Sud. No, a memoria d'uomo non ricordo che il Canicattì o qualunque altra squadra abbiano vinto e con tutto il rispetto per gli amici siciliani che voglio veramente tanto bene. Ritornando a noi, adesso di calcio veramente... Se giri per televisione ce ne stanno trasmissioni tutte le sere, a tutte le ore, con tutti i sapientoni che dicono tutto di tutto e sanno tutto di tutto, salvo poi essere smentiti dai fatti. Io voglio parlare di una cosa nuova, di una cosa diversa, sempre attinente al calcio, perché il calcio è un business per moltissimi aspetti, perché lo hanno ridotto così già dal 92 in poi, no? E Manca però ha delle di ricadute
socioculturali importanti, perché quando una squadra vituperata, perché comunque andiamo con l'era, Vesuvio e tutte le scemenze che questa gente, unni ostrogoti che riescono a pronunciare nei vari stati, anche in assenza di una gara contro il Napoli. Napoli sta vivendo un momento straordinario, lo stava già vivendo prima della falsemia, adesso lo sta vivendo a piedi uniti, perché abbiamo il 97%, 97,3% sono i turistici, mi richiamano, 97,3% di occupazione camera. La città è letteralmente invasa dai turisti e moltissime prenotazioni stanno arrivando per la festa Scudetto. Sì. La trasmissione del pensiero, la napoletanità, io vedo questo in tutto quello che sta accadendo, al di là del valore dello scudetto, il terzo scudetto, ormai siamo abituati a vincere gli scudetto, ogni trentina d'anni, però voglio dire, sono tutti sudati, la napoletanità girando per Napoli. Io ho visto Osimhen appesa a un cavo dell'alta tensione, c'è un fantoccio di prodotto, ma è qualcosa di sconvolgente, là vedi la fantasia e il teatro che esiste in ognuno di noi. E c'è di più, qualche giorno fa purtroppo li hanno tolti, c'erano dei fantocci, delle sagome a grandezza umana con i giocatori del Napoli schierati a mo' di formazione, sì, con sì, tanto sì, di porta, a Porta Capuana. A Porta Capuana, sì. Purtroppo la pioggia avrà creato danni e hanno tolto questi pupazzi, questi fantocci. Erano bellissimi. Dei cartonati. Sì. Sì, dei cartonati simili a quelli dei quartieri spagnoli con i turisti. A farsi le foto. Le persone che passavano a farsi le foto, bambini, anziani, persone di tutti i tipi. Ed è una cosa bellissima. È una Napoli che trasmette un sentimento proprio gioioso, dove c'è un altro palazzo sul Corso Novara. Corso Novara, sì, dove io ho fatto una foto all'inizio proprio, c'è la formazione dei Napoli, c'è là un condominio, e ti metti a chi? Si mette e facci una formazione. Ma andate a Torino, a Milano o in qualunque altra città dell'altra parte del paese. Posso aggiungere? Tu puoi il fare muretto tutto? È dipinto d'azzurro e proprio ieri sera ho notato "orgogliosi di voi" la scritta. Quindi è una essere cosa... napoletani è veramente bellissima, una cosa. La cosa bella è che non si finisce con la carovana, che pure è un esempio di gioia. Quella è l'esplosione massima del mondo. Esatto, ci saranno altre manifestazioni, aggregazioni oltre al Pullman classico che sarà portato, però so da mezze voci, qualcuno mi ha detto che ci saranno feste per ogni quartiere, sì, sì, anche perché per una questione di sicurezza e emergenza, quindi anche in modo da rendere partecipi, sì, i vari quartieri. Da Scampia al Vomero, da tutte le parti. Esattamente, però qualcuno, insomma, goliardicamente mi ha detto che quelli, diciamo, gli abitanti del Vomero sono stati i più ritrosi a mettere i striscioni, perché insomma chi è di Napoli sa che c'era questa antica rivalità tra Napoli giù e Napoli sopra, sono meno colorato. Il mio amico Federico Indire, abito a San Martino. Ah, benissimo. Ci dai questa voce? Vi assicuro che via Mancini è azzurro. Ah, benissimo. Vai. Perché hanno detto che sono via Scarlatti, no, altre zone centrali erano un po' con ritrose. Trovare un pomerizzo al Vomero è veramente complicato. Ecco, insomma, poi chiaramente le generazioni cambiano. Salve Pomerizzi, quindi sono uno dei vostri. E a me mi piace comunque anche sottolineare il fatto che il colorare i propri palazzi sia anche, abbiamo avuto l'esempio di alcuni paesi della provincia di Salerno, anche se Salerno insomma comunque ha fatto un attimino un po' una gaffa, non so quale voce politica si è espresso dicendo che non dovevano essere messi, no, proprio la curva, allora dopo la curva, magari la vi do dacci una tua, ecco, notizie una tua, più vai, dettagliate di questa antipatica situazione, ecco, esatto, che proprio tra meridionali, correggio, non ci dovrebbe fare. Non dovrebbe proprio esistere, ma purtroppo, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta e quindi ci sono delle frange... È una minoranza... Sì, esatto, ma sono delle frange estreme... Sono gli stessi che furono intercettati, che dissero appena arrivano alla maspacche capo non ce lo fotterà. E che addirittura sono contestati dai vecchi tifosi della Salernitana, che hanno esposto bandiere, che sono contenti perché per loro, ecco, avere due squadre della regione in Serie A
è un fatto importante, oltre che anche una sfida di campanile che è giusta. È stata la capitale del Regno delle Due Sicilie. Va bene, senza fare. Quindi, con questo, insomma, abbiamo... Voglio dire, dovrebbe fare gioire veramente dalle Alpi alle Piramidi, dal Mazzanarre al Reno. Bravo. Poi, come diceva giustamente Sergio, la mamma degli imbecilli è veramente troppe spesso volte in sì. E quindi noi, poiché siamo anche contro l'aborto, perlomeno io, voglio dire, un inno alla vita, dai, facciamo vivere anche gli imbecilli. Insomma, volevo sottolineare che questo fatto di questa città sempre più colorata e sempre più partecipe della squadra, a me piace ricordare anche il fatto che Napoli sta facendo proseliti di tifosi. Non so chi di voi è andato almeno una volta a Barcellona, ha visto che lo stadio stranamente si compone in maggioranza da turisti. La cosa che mi meravigliò, nel senso che tifosi che insomma venivano da fuori per vedere, questo sta avvenendo anche per il Napoli. Sì. Quindi se ci fate caso, ci sono sempre più tifosi che vengono, ma anche da fuori Napoli, da fuori Italia. Del Boca. Ecco. L'omaggio del Boca, quindi, che ha fatto uno striscione bellissimo dedicato al Napoli, al centro del terreno di gioco è stato esposto. E allora, noi parlando di giovani, poi li facciamo parlare poco. Allora, questi giovani che non hanno avuto la fortuna di vivere l'emozione maradoniana, che lo conoscono attraverso video, filmati, oggi stanno vivendo con Kvara, perché io li sento parlare esclusivamente di Kvara, pochi parlano di Osimhen, che comunque sta facendo tantissimo. Da cosa nasce, secondo te, questo accostamento Kvaradona? Ma in realtà Kvaraskhelia... vi incarna un po', vi rappresenta un poco per certi aspetti, o sbaglio? Sì, ma è, diciamo, la rappresentazione del giovane che arriva e fa la differenza, è l'idealizzazione della persona che si realizza in poco tempo, tutto è subito, quindi diciamo piace come ragazzo. È il sogno? Sì, sì, è la rappresentazione, diciamo, dei nostri sogni alla fine, tutti sogniamo di fare quello che sta facendo Kvaraskhelia. Però con Maradona... Però ebbe anche un calo qualche mese fa. Sì, ma un piccolo calo fisico l'avrà avuto anche Maradona in carriera. E che miseria, non penso che Maradona era perfetto. Diciamo che Maradona è un po' come Kvaraskhelia, gli bastava un pallone magari, anche quando non era in giornata. Kvaraskhelia da questo punto di vista... devi ancora migliorare. Io il paragone onestamente con Diego non ce lo vedo. No. Io, e qua solo forse io e te e Francesco possiamo essere, io rivedo molto George Best in Kvaraskhelia. Esatto. E perché l'ho visto giocare, perché aveva quel tipo di movimento e di scarti e di finte che ti facevano impazzire e che praticamente solamente un estroso che è convinto di quello che sta a fare poteva riuscire a realizzare sul campo. Maradona nascondeva la palla e non te la faceva vedere. Questo ragazzo la palla non la nasconde, proprio l'ipnotizza, perché guarda l'avversario negli occhi e c'ha una gestione con quel piedino 40, se non sbaglio, di far girare la palla dove, come e quando vuole. Esatto, sì. Esatto. E sa solo lui dove la vuole mettere. E poi la differenza tra Kvaraskhelia e Maradona è soprattutto che Maradona è talento puro, anche senza un allenamento eccezionale riusciva a rendere. Kvaraskhelia è il modello Cristiano Ronaldo. Lavorare, allenarsi. Kvaraskhelia, il papà di Kvara è un calciatore. Sì, non è una famiglia di sportivi. Diciamo, è quella serpentina che ha fatto, che ha incantato il mondo, e poi dopo 8 persone ha buttato la palla dentro. Papà l'ha fatta identica, c'è un video, contro 5 avversari. Identica, gli stessi movimenti proprio. E un suo amico disse: tuo figlio ti ha superato. Vai, scusami. No, e quindi Kvaraskhelia, diciamo, è la rappresentazione, diciamo, anche della è meritocratico, cioè io vedo che questo ragazzo si impegna, lavora e rende in campo. Poi ovviamente, come hai detto, ci sono alcune partite dove c'è stato un calo, io lo ricordo per esempio contro la Sampdoria, Kvaraskhelia non rese,
molto prevedibile in quella poteva causare anche problemi al Napoli, perché poi lui cercava la giocata nonostante non fosse in forma, però 7 giorni dopo la partita con la Juve l'ha fatta vincere era un altro lui. Ragazzo l'ha fatta vincere lui, perché il vantaggio di Osimhen arriva per una rovesciata in aria di Kvaratskhelia, un ragazzo alto più di 1,80 m. Cioè, un gesto tecnico non è semplice con coordinarsi, certo. Mary, allora, io voglio dire poche altre cose perché siamo quasi ai titoli di coda. Napoli nel mondo, io ricordo Der Spiegel, una copertina che mi fece arrabbiare tantissimo. In prima pagina Der Spiegel c'era un piatto di spaghetti con una pistola sopra. Sì. Ma come dovrebbe fare la prima pagina adesso Der Spiegel? Napoli sta dimostrando che riesce a darsi degli obiettivi, e non parliamo dello scudetto, perché lo scudetto è soltanto una, però l'impegno, la volontà, la caparbietà di arrivare, di raggiungere. Quindi i napoletani, se vogliono, riescono a fare delle cose meravigliose. Allora Sergio, tu hai toccato un nervo scoperto, perché nel momento in cui menzioni un'immagine che è chiara, cioè una pistola sugli spaghetti, questo siete, è un pregiudizio. E mi ricordo un film con George Clooney, lui diceva, il personaggio diceva, ma sì, ragioniamo per stereotipi, che si fa prima. Si fa prima. Der Spiegel non cambierà o non cambierebbe la sua prima pagina, perché il pregiudizio non lo cambi. Noi non io ce ne credo, frega proprio. Appunto, io credo che non sia il problema di Der Spiegel. Vedere tanti turisti o tante persone, è stata la settimana scorsa, questa settimana, non ricordo, delle ragazze studentesse in visita a Napoli, di Bergamo, a cantare ai quartieri spagnoli Forza Napoli. E poi qualche volta, io non voglio fare pubblicità occulta, quindi la faccio scoperta, andate da Nennella qualche volta e vedrete proprio un teatro a cielo aperto. Noi proprio un telegramma, un giro di domande velocissime, anzi neanche domande, proprio a ruota libera, come finisce questo campionato, il distacco, il divario? Io penso che manteniamo questo distacco attuale e rimane inalterato, perché non vedo momenti di quindi fissione. Non vedi un passo avanti, un miglioramento? No, vedo che questo distacco può aumentare, può diminuire, ma alla fine, nella gran lunga, si stabilizza su questo distacco attuale adesso. I nostri avversari si stancheranno sul rush finale? Il Napoli io lo vedo fresco, quando vado al Maradona, io vedo un Napoli vivace, vivo, fresco. No, io penso che il Napoli invece in campionato chiuderà presto la pratica e poi si rilasserà. Io credo non inseguirà troppi record, soprattutto se riuscirà a passare il turno con il Milan. A quel punto testa alla Champions e cercherà di inseguire un sogno. Sergio, una domanda facile a te, perché veramente io e te siamo probabilmente più anziani, ci perdoneranno i nostri amici. Quindi questa Coppa è la prima volta che il Napoli vince la Champions. No, andiamoci piano, perché due la provocazione chiaramente, no, l'hai capito. 180 minuti, benché la speranza sia quella, perché i valori tecnici sembrano abbastanza chiari. La teniamo là. Però voglio dire, sai, l'imponderabile, come dicevo prima, nel calcio esiste, quindi non siamo scaramantici per questi 180 minuti. È strano, perché noi napoletani non lo siamo mai. Mai. Per quanto riguarda, ecco, il campionato, a me basterebbe che il Napoli vincesse con un distacco anche di un solo punto superiore a quello con cui la Juve vinse lo scudetto a 102 punti. Che cosa sei? Ho la pelle d'oca in questo momento. È la saggezza. Perché non si tratta di battere un record di punti, si tratta di battere di diverse lunghezze i nostri avversari, perché erano nostri avversari. Allora, mi picchiano. Ragazzi, io voglio ancora una volta ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio, non lo faccio mai, regia, camera, tutti gli amici che ci seguono e hanno la pazienza di correrci appresso con le telecamere, perché ci muoviamo tantissimo. Ringrazio i miei carissimi amici ospiti, Maria, Fede, Peppe e Sergio. Grazie. Ringrazio tutti quanti voi da casa. Ringrazio soprattutto quelli là a cui non ho risposto. Vi voglio bene tantissimo. Noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso orario. Chiudiamo qua. Punti di vista. Ale.
Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714.